La voce del mare. Il mio piede che vi salutava, non voglio essere maleducato, il piede voleva essere un saluto per la camminata nel cielo, assolutamente. Il piede che cammina verso il cielo e che saluta, perché il piede è la parte più importante che abbiamo per camminare, per saltare e per wow 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 wow. Ok, niente, qua il tempo è grigioso e le nuvole sono però bellissime. Io guardavo proprio questo pezzo, questa parte, questa, diciamo così, questa sfumatura che viene verso l'Italia ed è veramente bellissima. Col video del telefono è assolutamente diversa, diciamo ad occhio nudo è un'altra cosa. Non so perché il telefono, adesso sto zoomando, ecco, proprio sembra quasi uno squalo, effettivamente. È uno squalo, gli angeli non ci sono, lo squalo che dice beh, bagno tutti con la mia pioggia tempestosa, eccolo qua, lo squalo, si vede, uno squaletto, però scherzo, gli squali sono belli, sembra uno squalo, oppure sembra anche una piccola balena, insomma, in qualche modo, cerchiamo più su cosa possiamo trovare, beh, qui c'è una roccia, il ghiaccio e poi una parete da scalare. Sicuramente in questo piccolo punto si può vedere forse un piccolo angioletto che prende il volo. Eccolo qua, l'ho trovato. L'angioletto che vuole tuffarsi nel mare, eccolo qua. L'angioletto tuffatore, incredibile, l'ho trovato. Chi cerca trova, dicono, no? Angioletto tuffatore. Meraviglia. Un dolce abbraccio sempre da Walter Infinito e da Valle Crosio, in quel del mare. Eccolo qua il mare. Il mare, il super mare. Obashi, bashi.